Benissimo, allora siamo praticamente tutti, quindi possiamo cominciare. Io mi scuso per l'uso della mascherina, ma credo che tutti quanti oramai abbiamo fatto un po' l'abitudine in questo periodo a dover fare buon viso a cattivo gioco e quindi andiamo avanti così. Se ci sono problemi di audio me lo dite, io proverò ad alzare la voce e cercando di mettere tutti nelle condizioni migliori per poter partecipare a questa mattinata. Io sono Paolo Stranieri di Arpa Umbria, molti di voi li conosco, vedo anche nomi nuovi, ma diciamo un grande piacere oggi riuscire a fare questa mattinata di discussione, di confronto su questi temi che hanno caratterizzato negli ultimi mesi la nostra attività. E ci sta costringendo a fare dei correttivi in corsa. Questa giornata doveva essere un laboratorio, era stato pensato così esattamente un anno fa, sembra un secolo fa, ma era ottobre del 2019. Eravamo tutti a Roma in riunione e pensammo in quella giornata appunto di dar corpo a quella che poi Anna Luisa spiegherà meglio sicuramente di me, abbiamo chiamato scatola degli attrezzi. All'interno del quale volevamo portare esperienze, momenti di studio, momenti di approfondimenti per, chiamiamola, una valutazione condivisa della sostenibilità e dei temi dello sviluppo sostenibile. Di tempo ne è passato, siamo oggi in, una situazione un pochino più complessa da gestire, però, di fatto queste giornate confermano che non ci vogliamo arrendere, che vogliamo comunque andare avanti tutti quanti insieme negli obiettivi che ci siamo dati. E quindi vogliamo continuare a parlare e a operare nella direzione che secondo noi è la più corretta e la più giusta. Io cercherò di moderare in maniera abbastanza leggera la giornata perché non mi piace prendere troppo spazio negli interventi. Quindi io invito Raffaele Mascia, che è direttore di ARPA, del Dipartimento Umbria Nord di ARPA, per il suo intervento introduttivo alla giornata e auguro a tutti buon lavoro. Ci risentiamo subito dopo l'intervento del dottor Mascia. Grazie Paolo, buongiorno a tutti. Io che dire, guarda, siamo molto orgogliosi oggi di ospitare qui come Arpa Umbria questo convegno che è riuscito insomma a mettere intorno a un tavolo con tutte le difficoltà e seppur in modalità virtuale un gruppo di attori di eccellenza e rappresentanza di istituzioni poi regionali e nazionali e che ci presenteranno oggi anche un calendario denso in una serie di vari interventi brevi e ricco, insomma, di contenuti. E proprio per questo motivo la mia introduzione sarà proprio di carattere assolutamente generale e più breve possibile. Io oggi sono qua anche su mandato, insomma, del direttore generale, dell'ingegnere Luca Proietti e della direzione di ARPA in genere, per sottolineare, ecco, che la nostra presenza e determinazione e rinnovato impegno sui temi dello sviluppo sostenibile. Proprio la nuova riorganizzazione include nuove, scusate la ripetizione, unità che si concentreranno su questi temi e intendiamo noi perseguire poi questo impegno secondo quattro linee di azione principali. La prima è un programma di educazione ambientale per le scuole elementari e medie che è stata concordata insieme alla direzione poi scolastica regionale dell'Umbria e che partirà dal 2021, anzi nell'ambito poi del nostro centro, bellissimo centro di e suggestivo della Polvese. Poi intendiamo attraverso una nuova unità, diciamo Green Deal, promuovere l'adozione di modelli di innovazione e economia sostenibile nel comparto produttivo umbro, incentivando poi azioni virtuose delle varie attività produttive. Poi diciamo la partecipazione attraverso quel gruppo di Paolo e dello Stranieri a progetti o anche la conduzione spesso di progetti in temi di sviluppo sostenibile. E non ultimo il supporto attivo poi alla regione e agli enti territoriali locali nella predisposizione e nel monitoraggio di una strategia regionale di sviluppo sostenibile.
l'incontro di oggi si colloca proprio in questa quarta linea di azione e vuole essere un momento di condivisione dei diversi processi in atto a livello appunto nazionale e regionale, attraverso tra cui il progetto Creiamo PA e la Task Force Agenda 2030, che sono volti poi a offrire agli stakeholder istituzionali una serie di strumenti e metodologie utili poi nella individuazione di appunto di criticità, ma anche opportunità nella definizione di una strategia di sviluppo sostenibile nei contesti territoriali, quindi arrivando proprio da un livello poi nazionale, strategico, regionale, fino poi anche a livelli poi locali, territoriali. Come tutti sappiamo, insomma, la Commissione europea, su mandato poi del Parlamento, ha posto gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli SDG, al centro delle politiche europee, poi segnando poi un chiaro cambio di marcia, accelerato anche dallo scoppio della pandemia di Covid. Quindi sono stati chiaramente identificati i criteri e contenuti che sono attesi nei piani nazionali di ripresa e resilienza dei vari paesi che gli Stati membri sono tenuti a presentare per accedere poi ai nuovi fondi europei che sono stati deliberati nell'ambito dei programmi Green Deal e piano di ripresa Next Generation EU. Quindi, ovviamente è chiaro che questo offre un'opportunità unica alle regioni in primis e poi a tutti gli enti locali per poi veramente attivarsi e predisporre una strategia sostenibile che poi possa essere monitorata e definita. E è una sfida che diciamo non possiamo permetterci di lasciarsi scappare. E oggi i nostri relatori, come ha anticipato anche Paolo, si confrontano un po' sullo stato di avanzamento delle attività a livello nazionale e regionale, con particolare focus sugli indicatori utili al monitoraggio degli obiettivi di queste strategie a disposizione e anche per la lettura integrata ambientale, quindi aspetti ambientali, economici e sociali dei risultati previsti, la strategia e poi realizzati. Coniugando poi insomma la programmazione, il punto fondamentale è aiutare a coniugare la programmazione locale con poi gli SDG, Sustainable Urban Goals dell'Agenda 2030. In particolare, sono molto breve sono su questo aspetto, poi sarà coperto in dettaglio da alcuni dei relatori, è anche l'occasione per fare il punto su opportunità di applicazione operativa a livello di programmazione territoriale nella regione Umbria del modello SSAM, che è Special Sustainability Assessment Model, che in modo molto semplicistico è un modello di valutazione integrata della sostenibilità ambientale che lavora in ambiente GIS e che integra un'analisi multicriteriale con lo strumento poi geografico ed è frutto di un lungo percorso di collaborazione tra la nostra agenzia e il Laboratorio Ambiente, che è un gruppo di ricerca dell'Unità di Economia Applicata del Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Ambientali di Perugia, dell'Università di Perugia, DSA3. In particolare, nell'ultima esperienza, quindi il SAM si è portato avanti in direzione Agenda 2030 è stato, diciamo, sviluppato un percorso metodologico per lo sviluppo tramite il SAM di un modello di analisi che si basa proprio, si allinea proprio con gli obiettivi di Agenda 2030. Quindi, ecco, questa è la mia breve introduzione, quindi nel salutare e ringraziare tutti i relatori di oggi, ripasso poi la parola a Paolo per passare per la moderazione dell'intervento e l'introduzione dei singoli relatori. Grazie a tutti, buon convegno.